Beh, la politica abitativa da questo governo è totalmente sparita dall'agenda del governo stesso. È chiaro che vedere casi come questi che avete giustamente sottolineato qui a Roma, ce ne sono in tutto il territorio nazionale, però devo sottolineare quanto ha detto Mario Giordano. Le regole servono e tutti devono rispettarle. È chiaro che se le regole saltano, magari chi ha diritto sta fuori da una casa e chi non ha diritto ci sta dentro. In Lombardia la stragrande maggioranza delle occupazioni delle case, quelle attuali, non quelle storiche, è fatta da popolazione straniera, che entra magari con donne incinta, con bambini, utilizzata per ovviamente evitare lo sgombero, perché in quel caso devono intervenire i servizi sociali o quant'altro, dopodiché entra un'altra famiglia che non è quella della donna incinta e quella casa rimane occupata. Questo cosa vuol dire? Che viene tolto la possibilità di avere una casa chi ha rispettato le regole, si è messo in graduatoria, aspetta il suo turno, anche magari soffrendo una situazione drammatica, perché aspettare mesi, anni e anni per avere una casa diventa difficile. Allora noi cosa diciamo? Regole e fare sì una politica abitativa. E finisco veramente. Ed è chiaro che dopo, e mi ricollego al discorso immigrazione, c'è un'insofferenza quando si vede magari delle persone arrivate, alloggiate in un hotel a 4 stelle che si lamentano per la qualità del cibo perché non c'è il wifi. E magari abbiamo queste persone, come abbiamo visto, che vivono in una situazione di assolutamente degrado e nella quale non si può nemmeno andare in bagno perché non c'è l'acqua o la situazione è assolutamente indecorosa.